Procuratore, lei ha parlato di una borghesia mafiosa pericolosa. Che ruolo ha svolto, emerge in questa ordinanza, ma che ruolo svolge nel riuscire a mantenere in piedi il clan dei Casalesi? Ma è questo al momento l'aspetto più delicato, quello più grave, l'aspetto che dimostra come vi sono imprenditori, ma anche professionisti, perché nel caso specifico vi sono ingegneri, avvocati, vi sono professionisti di ogni, commercialisti di ogni categoria, che con l'organizzazione camorrista operano per conseguire il migliore dei risultati economicamente più redditizio. È emerso anche un l'uso del ruolo politico per agevolare le attività del clan da parte di alcuni indagati. La politica da sempre ha costituito per il clan uno dei momenti fondamentali e d'altro canto, come si è detto, il ciclo che consente alla camorra di prosperare è proprio quello di individuare i referenti politici, arrivare attraverso di essi a realizzare grandi opere, dare quindi lavoro localmente in modo da avvicinare e avere consenso nella popolazione e quindi arricchirsi rimpiegando il danaro provenente dall'attività criminosa nella realizzazione delle stesse grandi opere. Purtroppo oggi come oggi appare sempre più di sì, perché la parte militare della camorra, sia la napoletana che casertana, è di fatto sconfitto, seppur chiaramente restando esistente e pericoloso per certe sue propaggini. Quello che ancora va sconfitto è sicuramente la parte imprenditoriale mafiosa, come che consente alla camorra di avere ancora dei redditi notevolmente grandi, di infiltrare l'economia lecita e di essere protagonista all'interno della città di Napoli e Caserta in maniera così forte e così determinante.